Ciao, come accettare i problemi senza arrendersi? Accettare un problema non vuol dire arrendersi e non risolverlo, non cercare di risolverlo, non mettere in atto tutte le strategie, anzi vuol dire proprio organizzarsi per riuscire a risolverlo nel modo migliore. E il problema è che per risolvere qualcosa devi accettarlo, devi capire che un problema esiste, che hai possibilità di risolverlo, perché se non hai possibilità di risolverlo non è un problema, è un dato di fatto, e quindi devi interagire. Quando uno non accetta, cosa succede? Che inizia a imprecare, a dire no, non è giusto, non riesco a fare nulla, è qua, è là, è colpa di questo, è colpa di quell'altro, ce l'hanno tutti con me. Allora sprechi le tue energie nella non accettazione del problema e quindi avrai meno possibilità di risolverlo. Nel momento in cui invece lo accetti, prendi atto che esiste, e tanto nella vita non è che puoi cambiare le cose schioccando le dita e dicendo il problema non c'è più, e poi metterai in atto tutte le strategie per risolverlo, tenendo presente che qua stiamo facendo un cammino. Questo cammino può essere più o meno, diciamo, impervio, più o meno facile, ma ci capiterà di ripeterlo molte altre volte. Ad esempio, chi crede nella reincarnazione sa che questa è una delle infinite vite che andremo a sperimentare, per cui è importante e preziosa, perché la rinascita umana è importante e preziosa, però diventa ancora più preziosa se impariamo qualcosa, ad esempio ad affrontare i problemi, a risolvere i problemi, a risolvere le situazioni che abbiamo e che ci possono in qualche modo fortificare. D'altra parte, un problema è anche una risorsa perché ci fortifica. I ragazzi che non vivono problemi perché i genitori risolvono tutto, saranno degli adulti che non sapranno interagire, che non sapranno cavarsi poi dalle difficoltà, perché le difficoltà fanno parte della vita. L'essere umano ha sempre vissuto delle difficoltà. Siamo nel samsara, quindi qua siamo e qua dobbiamo agire, e quindi fanno parte, sono un dato. Però tutto d'altra parte è anche sempre in trasformazione, tutto è anche sempre impermanente, per cui le cose possono sicuramente cambiare. Cerchiamo di farle cambiare meglio utilizzando le risorse che abbiamo a disposizione in quel preciso momento. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!